come stanno male non andrò. Con te sulla spiaggia non ci sono. C'è il serio rischio che al mare la prossima estate i napoletani non potranno andare. Siamo alle porte della prossima stagione turistica e balneare e già si parla di flop. Al momento non è ancora stata decisa, né a livello nazionale né a quello regionale, una data per la riapertura delle attività ricettive e per gli stabilimenti balneari, né un decalogo di fruizione degli stessi. Si parlava di barriere di plexiglass da utilizzare per perimetrare i metri di distanza tra i bagnanti, ma il buonsenso fa capire che si tratta di una decisione poco praticabile, viste le temperature eccessive dell'estate. Insomma, c'è il rischio, se non si adotteranno misure a sostegno della categoria e del comparto turistico in genere, di fallimenti di massa da parte di molti imprenditori. Lo stesso vale anche per il bar, la ristorazione, le pasticcerie e l'intero settore e comparto della ristorazione. Fino al prossimo 3 maggio tutto fermo, in attesa di capire se si potrà almeno riprendere l'asporto. Il comune spinge per una riapertura, così come il Partito dei Verdi, ma il governatore De Luca per ora va dritto per la sua strada. Tutto chiuso, tutti a casa, niente asporto. Chiuse ancora le scuole, se in Germania il 4 maggio si tornerà tra i banchi, in Italia restano chiusi i cancelli. Se ne riparlerà il prossimo anno a settembre, con la maturità gestita quest'estate online. Stesso discorso per il calcio. I club di Serie A e di B non vogliono sentir parlare di campionato congelato o addirittura annullato. De Laurentiis e gli altri presidenti di Serie A e di B spingono per riprendere allenamenti e chiudere la stagione a porte chiuse, magari giocata soltanto sui campi del sud, visto il minor numero di contagi in alcune regioni. La FIGC prende tempo, attende il governo e per il momento il pallone resta fermo, così come il mercato economico nazionale.